Ciao a tutti, io sono Elia, bentornati in questo nuovissimo video. Soprattutto benvenuti in questo reading vlog. In realtà sono già le 2:30 di pomeriggio, però vi posso spiegare perché inizio questo reading vlog a quest'ora. Allora, dovete sapere che il mio telefono si è rotto, quindi l'ho fatto poi riparare, però poi mi è ricaduto, ma sembrava inizialmente una caduta innocente, però poi qualche giorno fa, precisamente il 30 luglio, mentre ero al concerto del volo, stavo facendo un video e mi è caduto lo schermo, si è spaccato in due, aperto proprio in due, quindi non ho potuto fare nessun video e infatti ieri giovedì non è uscito niente sul canale. Mi dispiace tantissimo, spero di rimediare con questo video e che vi piaccia. Comunque, stamattina mi sono alzata alle 9:20, ho fatto colazione, mi sono lavata e vestita come tutte le persone normali. Poi ho dovuto fare degli alfa test per rientrare all'Università dell'Aquila. Ho dovuto ripiegare le mutande e riaccoppiare i calzini, forse. E quindi poi si è fatta già mezzogiorno e ho dovuto poi aiutare mia mamma con la tavola, diciamo che lei doveva andare via subito perché poi all'1:30 doveva andare a lavorare. Quindi ho pranzato, messo a posto la cucina e poi finalmente adesso posso registrare questo reading vlog. E tra l'altro ho trovato questa telecamera, fatemi sapere se vi piace di più rispetto al mio telefono come qualità, non lo so. Più che altro per questa telecamera ci vogliono le batterie e io a casa non ne ho tantissime, quindi spero che reggano queste, se no altrimenti devo comprare continuamente le batterie. A me farebbe più comodo registrare col telefono, anche perché mi sembra che sia migliore come qualità, non lo so. Comunque oggi pomeriggio devo assolutamente finire Storia del secondo cognome di Elena Ferrante, secondo volume dell'Amica Geniale. Mi trovo alla fine, mi mancano una cinquantina di pagine, quindi intendo finire prima questo libro e poi magari vi faccio vedere un po' in giro la città con me, come non è che ci siano tante cose da vedere qua in giro. Comunque speriamo vada bene questo reading vlog. Sapere una cosa di me, io adoro l'equilibrio. Allora, sono le 5:20. Io ho già concluso un capitolo degli alfa test che dicevo prima e sono orgogliosa di me stessa, sì, anche se ho ancora tanto da fare, da mettermi sotto. Però nel frattempo ho letto e finito anche l'ultimo capitolo della Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante, di cui voglio parlarvi molto presto sul canale, una volta finita tutta la serie, e spero entro settembre, anche prima, spero anche prima. Comunque adesso mi sono sciolti i capelli, li ho un po' aggiustati, anche se sono sempre una pazza. Questo è il mio outfit attuale e adesso, non so, uscirò un po' il tempo che mi finisco di preparare. Così vi posso portare un po' in giro, posso uscire anch'io un pochino. E niente, adesso è il tempo di finirmi di preparare le scarpe, una cosa e un'altra, così, e esco. Thank you.
aggiornamento delle 21:40. Allora, oggi ho potuto fare poche riprese fuori perché aveva iniziato a piovere, quindi avevo paura che iniziasse il diluvio e che mi si allagasse casa, quindi sono dovuta correre a casa. Comunque, poi una volta tornata ho dovuto fare altri alfa test. Mi ha aiutato mio padre, ho fatto un paio d'ore fino alle 8:30. Poi mi sono dovuta rinfrescare e mettere il pigiama di già perché io sono vecchia dentro e devo andare a dormire presto. Comunque, nel frattempo ho iniziato La madre perfetta di Kimberly Bell, secondo romanzo dell'autrice, secondo thriller in realtà, e ultimo al momento. Io avevo già letto Il matrimonio delle bugie, è stato bellissimo, quindi mi sono fidata del mio istinto e l'ho comprato a 9,90 perché la venuta a conto, ovviamente sapete, che mi dà sempre queste gioie. Comunque oggi, questa sera, continuerò questo libro di cui ho letto solamente 58 pagine. Al momento me deve ancora ingranare bene. Comunque le prime 60 pagine non male per un libro che comunque deve ancora ingranare. Comunque vi farò sapere, farò una recensione su questo, ma prima aspettatevi Il matrimonio delle bugie, che secondo me è migliore di questo, o almeno da quello che ho letto, il primo dovrebbe essere migliore. Comunque vi lascio alla clip dove leggo e poi magari ci vediamo in un altro video.